Quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare l'offerta del Natale Teramano. Eravamo abituati alla 3 giorni del Natale Teramano, quindi con concerti anche molto molto importanti, ricordiamo Nicolò Fabi, Ermal Meta. Quest'anno avremo una 6 giorni, partiamo dal 19 di dicembre con questo concerto straordinario da parte presentato oggi dalla Riccitelli, quindi organizzato dalla Riccitelli, inserito nel cartellone, che è Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia, che è un nome che da sempre avevamo desiderato avere al Natale Teramano, e quest'anno si realizza questo sogno. C'è chiaramente il Pigro, che in realtà è anch'esso una 2 giorni, il 10 e l'11 di dicembre, quindi questo weekend. Abbiamo il balletto per la prima volta durante il teatro, durante la programmazione del Natale Teramano, sempre al Teatro Comunale. È il balletto civile, quindi uno spettacolo molto 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 bello. Abbiamo il Capodanno del 31, l'unico evento che non si terrà al Teatro Comunale, ma che stiamo organizzando in città, chiaramente, quindi all'aperto. Abbiamo il concerto del primo con Francesco Baccini, un concerto gratuito che offriamo chiaramente alla città, ideato e pensato da Paolo Di Sabatino, dove sarà anche protagonista Paolo Di Sabatino, che aprirà il concerto di Baccini con un artista, Tulli, un batterista molto importante della nostra città, che accompagnerà, che sarà accompagnato appunto da Paolo Di Sabatino. Chiudiamo il 2 con un artista molto importante, anche qui una scelta differente rispetto agli altri anni. Abbiamo pensato al popolo più giovane della nostra città con Franco 126, che è un artista molto molto popolare in questo momento, molto seguito, che ha fatto tantissimi sold out, quasi esclusivamente sold out, in città anche come Milano, Roma, eccetera, e quindi averlo come terzo concerto, se non ricordo male, del suo nuovo album a Teramo, per noi motivo di orgoglio. Quindi, ecco, ripeto, probabilmente si tratta della programmazione artistica relativa al Natale Teramano più ricca che io ricordi rispetto agli altri anni, quindi veramente veramente siamo molto felici di questa proposta, e speriamo che i teramani sicuramente apprezzeranno.